Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Ultimamente sta girando questa voce. Ehi, Ciroda dorme solo 3 ore a notte. E poi ho sentito commenti del tipo: oh, non è vero, un mio amico è l'amico di uno che era l'assistente, quindi non è vero. Ecco, io sono qui per fare chiarezza su tutto. È vero quindi che i mangaka lavorano davvero così tanto e dormono così poco? Bene, io non andrò per sentito dire, ma vi farò proprio vedere i dati, ad esempio pubblicati da Shonen Jump, oppure da interviste dal vero che vi farò ascoltare, per farvi capire veramente quanto lavorano i mangaka. Parto col dire, è vero, i mangaka dormono così poco durante la pubblicazione, ma non è sempre uguale. Ad esempio, in questo volumozzo da 80 sbeuri, c'è un'intervista a Takeshi Obata. Ecco cosa dice parlando di quando pubblicava Death Note. Dato che della storia se ne occupava Oba, lui dedicava l'intera settimana al disegno. In quei giorni, dice, dormo circa 4-5 ore a notte. Nelle ore rimanenti disegna senza sosta. Durante 3 giorni rimasti, invece, si occupa o con un assistente o da solo alla rifinitura delle bozze e capita molto spesso che pochi giorni prima della consegna passi le notti in bianco. E questo era Obata. Ma noi non ci basta un mangaka per fare il paragone. Prendiamo quindi l'autore di Beelzebub. Ecco quindi cosa ha detto Ryuhei Tamura in un'intervista che ha fatto qui in Italia, più precisamente al Comic Con. Ve la lascio ascoltare. Allora, volevo chiedere anche al maestro Tamura i suoi ritmi di lavoro, capire com'è l'orario di un mangaka. Ultimamente mi sveglio alle 9 di mattina e poi disegno tutto il giorno e vado a letto alle 2-3 di notte. Ecco quindi un'altra riprova. Quindi per tutti quelli che dicono: ah, non è vero, non è vero, e purtroppo avete visto che è vero, quindi è veramente così snervante. Pensiamo ai semplici ritmi di lavoro italiani. Personalmente conosco bravissimi fumettisti e per loro è tanto fare una tavola al giorno. E loro fanno circa 6-7 tavole alla settimana e sono delle bestie praticamente. Andiamo quindi con la terza conferma di un mangaka davvero davvero famoso. No, da perché Oda già sapevate quanto dorme a notte. Parlo di Masashi Kishimoto. Questo che vedete qua vicino a me è quello che è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump. Ogni giornata è suddivisa in base a quello che fa. Ad esempio, i primi 3 giorni dorme dalle 6 alle 9, che sono praticamente 3 ore. Le stesse di Oda. Ci sono ovviamente le ore in cui mangia e negli ultimi 3 giorni si concede addirittura il lusso di dormire dalle 3 alle 9. Ben 6 ore, fantastico, eh? Quindi con una media di 4 ore e mezzo a notte. Oda ovviamente va oltre, come sempre. Vuol dire che lui è abituato ormai a quel ritmo. Però abbiamo visto che non è l'unico e non lo sarà mai l'unico. Ho preso i mangaka più famosi proprio per togliere qualsiasi dubbio avevate. Io vi ringrazio per aver visto il video, condividetelo a tutti i vostri amici su Facebook, soprattutto ai miscredenti che non ci credevano, ok? Scrivetemi ovviamente nei commenti cosa ne pensate di questa cosa, qua sotto scrivetelo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!